Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Porto Tolle. In sala consigliare il sindaco Pizzoli Roberto ha premiato, per il conseguimento della loro laurea, i giovani di Porto Tolle. I premiati sono stati i laureati del 2020 e del 2021. Ascoltiamo le parole del sindaco e la motivazione dell'attestato. Il valore dello studio, ed è, oltre al traguardo personale, quindi naturalmente di ciò che ognuno di voi ha raggiunto in questi anni di studio, credo che sia una gratificazione personale propria, innanzitutto importante, ma anche una gratificazione per tutto il territorio, un territorio che da sempre, soprattutto per lo studio, ha sempre avuto grandi difficoltà, perché insomma non nascondiamo che per andare a studiare già, purtroppo per tante frazioni chi fa gli elementari deve spostarsi o doveva spostarsi, quindi prendere il pullman e fare strada, e stesso ancora di più per le scuole secondarie, per le superiori e poi naturalmente per l'università. Quindi ognuno di voi e anche le rispettive famiglie per studiare ha fatto grandi sacrifici, e questi grandi sacrifici vanno riconosciuti, primo, ripeto, per ciò che ognuno ha messo del suo e ha dato naturalmente del proprio impegno personale e della propria passione e di quello che diventerà domani il proprio lavoro, ma anche per la crescita che dà al proprio paese, la crescita culturale, la crescita di una speranza, di una formazione lavorativa, che l'augurio più grande è quello che ci mettiamo ogni giorno, è di far diventare Porto Tolle un territorio attrattivo, perché chi poi si è laureato, comunque anche chi si è diplomato, chi ha comunque intenzione di lavorare, rimanga su questo territorio. Questa è l'ambizione più grande che abbiamo, perché io dico sempre, viviamo in un territorio meraviglioso, ma la vera meraviglia di questo territorio sono le persone che ne fanno parte. Vi leggo anche così, ne leggo uno per tutti: in occasione del recente conseguimento della laurea, l'amministrazione comunale lieta di condividere questo momento di gioia e si congratula per il prestigioso traguardo raggiunto, pur a fronte delle avverse circostanze causate dalla pandemia da Covid-19. E dopo, in questa semplice ma emozionante cerimonia, ricordiamo i nomi dei laureati: Alex Tessarin, Altea Pizzo, Ambra Lionello, Andrea Ambrosio, Andrea Gregualdo, Annalisa Falconi, Elisa Bellan, Eva Trombin, Francesca Zanellato, Gemma Palandrani, Ghita Gibin, Giorgio Zanellato, Giulia Gibin, Ilenia Banin, Jessica Finotti, Lisa Girello, Luca Travaglia, Marco Franzoso, Martina De Bei, Matteo Siviero, Nicolò Bonandin, Paolo Finotti, Pierluca Finotti, Sara Bellan, Sara Trombin, Sharon Finotti, Silvia Bertaggia, Silvia Pregnolato, Silvia Umilio, Valeria Trombin, Vittoria Roccatelli, Elisa Nicolasi, Giulia Zampieri e Mattia Pilotto. A tutti voi i nostri complimenti.